Noi salutiamo il ministro, perché noi vede, in questi mesi ci siamo chiesti se esisteva un ministero dello sviluppo economico ancora in questo paese, e oggi se lo chiede anche una componente della segreteria del Partito Democratico, addirittura chiedendone le dimissioni. Oggi noi le interroghiamo su un comparto industriale specifico che è quello delle raffinerie. Le raffinerie in questo paese sono circa 16, fanno 1.000 addetti. E la interroghiamo perché dovremmo capire se c'è, almeno rispetto a questo comparto, un piano industriale di sviluppo economico specifico, perché è un comparto che la crisi ha notevolmente danneggiato. La crisi economica l'ha danneggiato perché i consumi sono diminuiti, perché i costi sono decisamente aumentati, ma soprattutto perché c'è una concorrenza sleale nel comparto e nel settore di altri paesi. Per cui noi la interroghiamo su due questioni specifiche. Una è la tenuta della situazione occupazionale, ma l'altra riteniamo tanto Concluda. importante da essere valutata rispetto alla reindustrializzazione, alla riconversione dei siti dal Grazie. punto di vista ambientale. La ringrazio il Ministro per lo Sviluppo Economico Flavio Zanato, ha facoltà di rispondere. Tenendo conto della situazione economica contingente e della possibile evoluzione futura dei consumi petroliferi, nei prossimi anni nel nostro Paese si profila un eccesso di capacità, compreso tra i 15 e i 20 milioni di tonnellate. In tale contesto si sono determinate le chiusure delle raffinerie Tamol di Cremona e di Roma e da ultimo la chiusura della raffineria IES di Mantova. Per quest'ultimo impianto, il 15 gennaio scorso, è stato raggiunto un accordo che da una parte prevede la cessazione dell'attività di raffinazione e dall'altra il consolidamento delle attività di ricezione, stoccaggio e distribuzione per la realizzazione del nuovo polo logistico che dovrebbe consentire il mantenimento dell'occupazione almeno di 90 dipendenti. A tutela dei lavoratori sono previsti strumenti di flessibilità, exit bonus, cassa integrazione straordinaria, prepensionamenti, incentivi all'autoimprenditorialità, ricollocamenti e misure di accompagnamento dei lavoratori in uscita nella ricerca di nuove opportunità professionali. Sul piano industriale della IS MOL Group si è impegnato a non intervenire in maniera irreversibile sugli impianti prima del dicembre 2014, a valutare il riutilizzo produttivo delle aree di proprietà non utilizzate e a concordare interventi di bonifica attraverso un tavolo locale. Più in generale, l'industria della raffinazione italiana ha effettuato negli ultimi anni ingenti investimenti, peraltro per il 41%, 3 miliardi e 4 di euro, necessari per l'attuazione delle norme di tutela dell'Unione Europea. Per altro verso, la strategicità del comparto è stata ampiamente riconosciuta dall'Unione Europea anche grazie all'azione dell'Italia, che per prima ha chiesto di introdurre nell'agenda europea il tema della crisi della raffinazione e di valutare rigorosamente gli effetti dell'esistente normativa. Come governo siamo stati altresì promotori nel recente forum sulla raffinazione dell'Istituto del Fitness Check, volto a selezionare le soluzioni più idonee per recuperare competitività. A livello nazionale sono in corso quindi molteplici iniziative per semplificare gli adempimenti burocratici del settore e ultimo decreto legge del governo vuol dare nuovo impulso alle procedure di bonifica delle aree di interesse nazionali, strategiche nazionali. Grazie, facoltà di replicare l'onorevole Guidesi per 2 minuti. Ma sono completamente insoddisfatto dalla risposta del Ministro, perché non ha fatto altro che riportare un pezzo dell'indagine conoscitiva sul comparto della legislatura scorsa e alcuni articoli della stampa locale che riguardano Mantova. Noi, signor Ministro, faremo la stessa interrogazione e la stessa domanda al suo successore, che pare essere in imminente arrivo.